Troppi furti nelle case, esplode la rabbia dei residenti di Mano Calzati. Nonostante la presenza dei carabinieri, l'appello del comune a prestare attenzione a chi tenta di mettere piede in casa anche sotto false spoglie con manifesti affissi in paese, i ladri continuano a saccheggiare le abitazioni, in alcuni casi anche con le persone all'interno. La rabbia viaggia sempre più forte anche sui social. C'è chi ha postato su Facebook la foto del proprio appartamento trovato sotto sopra a suo rientro a casa. Mentre così come in altri comuni, anche a Mano Calzati, per fronteggiare l'assalto dei ladri, è nato un gruppo WhatsApp per collaborare con i carabinieri, segnalando presenze e movimenti sospetti. Stanno esagerando un poco. Siete preoccupati? Abbastanza. Hanno rubato anche quelle persone dentro? Sentendo dire sì. Quindi è ancora più scioccante. Parecchie Mano Calzati. Quanti più o meno? Forse una decina, sicuramente. Ma entrano nelle case anche con le persone dentro? Sì. Lei ha paura, c'è un po' di tensione. È normale, siamo sempre in attesa. Avete preso provvedimenti? E comunque il comune ha mandato le carte e ha avvisato che dobbiamo aprire a nessuno e dobbiamo stare attenti. Noi cerchiamo di fare un poco di ronda, qualcosa per fare qualcosa per questo qua. Che dobbiamo fare? C'è paura, no? C'è paura, sì, molta paura. Ma poi per l'antifurto ho portato l'elettricista con me, proprio per vedere di fare un impianto di videosorveglianza, un antifurto, qualcosa del genere, perché non si può stare in casa tranquilli, questo è il problema. Che ci sta attenzione, qua a notte non si dorme. No, ma qua non le fanno neanche solo a case isolate, le prendono proprio una presso l'altro, qua sta succedendo, non è si capisce niente. A catena di montaggio. È catena di montaggio, però a domenica non ci vengono perché io tengo un fuoco. No, è una catena di montaggio, fanno una sera due case da una parte, poi fanno passare una sera libera, poi attaccano un'altra due case, poi entrano pure nei palazzi, non lo so come fanno questi qua. Di palazzi, mentre che stanno per... escono, ci fanno i posti, poi vanno là e trovano tutto smontato, tutto portato via. E quindi che bisogna fare per fermare? Questo camma fa per fermare. A mitragliatrice. Parecchie zone hanno preso, però che tu prendi e li porti in caserma e li cacciano pure. Per le leggi che sono, a che mi serve? Scusa. Sì, non si dorme sicuramente, infatti si vede in che condizioni sta. No, la paura sì è tanta. Sì. Speriamo dalle campagne. Presto. Sì, dalle campagne, infatti stanno facendo proprio tutto il lato dietro. Quindi speriamo passi presto che non se ne può più. Io vorrei dire solo una cosa, sta povera gente che va rubando, noi siamo più poveri di loro, che cosa vogliono, che gli possiamo dare? Che si presentano alla porta, che tengo 10 euro, ce la voglio pure là. Ma è inutile far spaventare tanta gente, ma che schifo, ma dove siamo arrivati? Prima non tenevamo telecamere, non tenevamo allarmi, ma con tutte queste cose ci vengono a rubare in casa. Non siamo padroni di niente più. E noi siamo terrorizzati. Ma almeno che si picchiassero, si ritrovano qualcosa e non ci picchiassero. Ma una sera, due sere, tre sere, non penso che sono gente, allora campano proprio con questo. Ma pure i carabinieri, che fa? Ce ne vuole uno per casa? Ci vorrebbero carabinieri per casa per guardare.